Radio Gazza. Matteo, benvenuto. 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 Di Radio Gazza, che sigla, bellissima. Ma chi c'era la sigla? E allora, visto che possiamo entrare subito nel vivo della trasmissione, io direi di andare con la prima gazzata. Via Gazza! Vai così, vai così. Allora, la prima gazzata è una cosa... Anche qui non puoi resistere. No. Non puoi. Tu vedi una foto così. Ah, io non resisto. Esatto, non resisto. Dici, è lo sport. No, che era. No, che era. Sono arrivati anche a Parma. Io ho visto la pubblicità sui canali nazionali, sulla Rai, insomma così. Sembra una pubblicità tipo l'uno per mille, oppure come si va a votare. Cioè una roba istituzionale, ed è la pubblicità dell'edilizia acrobatica. Mamma mia. Facciala vedere, Marcello, questa mia foto in un modo. Guarda che foto. E gli ho detto che fighi questi qua, no? Perché l'edilizia già è tesa, è difficile, forza, tecnica, così. L'arrampicata anche è uno sport di tutto rispetto. Questi fanno tutti e due insieme, capito? Quindi sono legati con delle corde e fanno i loro lavori in quelle condizioni qua. Perché così non metti il ponteggio, non occupi la strada. Cioè, insomma, si sono fatti quella storia qua, troppo spettacolare per i tempi moderni, ma la gente non si può resistere. Sono già venuti a Parma, quindi grande città anche, noi ce l'abbiamo già avuta l'edilizia acrobatica in via Bottego. Spettacolare intervento degli Spider-Man di edilizia acrobatica, proprio il nome della ditta. Ieri al lavoro sulla facciata e i balconi dello stabile all'angolo tra viale Bottego e piazza della Chiesa. Perfetto, quindi grazie, mi sono fatto un pensiero. Sì. Sai la classica immagine dei cantieri, sì, che ci sono gli anziani? Quei vecchi che guardano, zitti, no, zitti fino là. Beh, comunque intervengono a dire a loro. No, fammi a sé quello che zitti sono, se sono soli, invece la sera, cioè parlano, si confrontano su quello che stanno vedendo, allora praticamente fatti che viaggio che si sono fatti qua. Teatro dei sogni, non so come dire, uno spettacolo incredibile. Bellissimo. Bellissimo. Tutto bene, bella storia e edilizia acrobatica. Molto bene, e proseguiamo. Vai, proseguiamo. Seconda puntata, seconda gazzata. Allora, questa diciamo ti potrebbe vedere stuzzicante perché non è la solita da ridere chi donato, no? Hanno rotto, hanno vandali. Sì, bravo, esatto. No, cioè questa è più emozionante, Sera ci becca bene, magari non proprio per ridere, ma perché è una bella storia. Beh, adesso vedo, ma... Allora, praticamente centro città. Negozio Coccinelle, via Garibaldi, insomma, ma figa, proprio in piazza, gamma della città. La mattina, una mattina in questa estate, aveva portato, si trova la vetrina sfondata. Saranno ladri? Insomma, diciamo che subito c'era questo mistero, nonostante la zona me la immaginavo super controllata, sì, esatto, sì, così, sì. Invece insomma si è trovato questa sorpresa, no? E la cosa meravigliosa che tornerà di Red Gaga, dove sta? Dove sta? Sta che praticamente la mattina dopo il colpevole, che lo adoriamo, il colpevole è bravissimo, è andato a scusarsi. È andato a scusarsi perché ci è finito contro con lo scooter nel corso della notte prima. E quindi lui probabilmente aveva magari alzato un po' il gomito o no. Cause in via magari sono sbagliato una manovra con l'acceleratore, proprio lì che è tutta, essendo tutta dritta la strada è un po' incasinata, è un po' grande. No, comunque ovviamente aveva 24 anni, siete state, hai fatto una dovuta, hai fatto poco bene, perché era una cosa più che regolare, però insomma è molto bello, ci ha toccato che al mattino, dopo che il signor Coccinelli aveva comunque trovato la maniera di aprire, di ripulire, come dire, stava anche pensando di andare avanti, di farsene una ragione, no, arriva il ragazzo e si scusa e quindi noi diciamo bravo. Giù il cappello al ragazzo, incredibile. Tutti, speriamo anche che non abbia preso una tirata alle orecchie troppo esagerata dal signore, sembra averla presa bene, visto che hanno fatto questo articolo, quindi insomma noi mettiamo un like. Esatto, su questa bella storia, bravi tutti, bravo. E
Vai con la terza gazzata! Beh, gusta! Allora, qui abbiamo proprio la data precisa. Niente da me. Praticamente. Sì, perché hai tagliato l'articolo con la data, eh! Esatto. Allora, dunque, praticamente venerdì 26 luglio, cosa è successo a Medesano? Quindi data, luogo, ma che ci devi più preciso! Allora, praticamente Medesano si è svolta, che ci ha colpito, perché tu già la conoscevi, la Sì, l'hanno fatta a Cabuscetto, c'è dappertutto, anche a Fontanellato l'hanno fatta. Infatti, no, io la prima volta che la senti sono cascato dentro, però comunque qualcosa di buono rimane perché si parla del Silent Party, che c'è stato appunto a Medesano. Silent Party, non è che non è ignorante, ma colpito, nel senso che, cacchio, eh. Praticamente è la festa, l'abbiamo intitolata, preferita dal vicinato, no? Nel senso che... è una festa di tutti, senza rumore. Senza rumore, hanno tutti le cuffie. E ascoltano la musica dalle cuffie, non si sente una mazza, solo i piedi, tutti i bicchieri, perfetto. E allora ho detto, è una storia anche quella, ma mi sono, diciamo, esagerato la sensazione quando mi sono accorto che non ascoltano tutti la stessa musica. No. Quello lì. Quella lì. Ci sono di solito tre tipi di musica che tu puoi ascoltare e la cuffia ha un LED luminoso che ti fa capire che genere, cioè che tipo di musica stai ascoltando. Bravissimo. Quindi non so, rosso rock, blu. Allora, infatti tre canali a disposizione con musica di tendenza, ovviamente italiana e internazionale, poi c'è la disco anni 70-80 e poi l'altra, la terza canale con musica trap, tech e deep house. Non so neanche cosa vuoi dire. A casa profonda, il cantina. Sì. Musiche dalla cantina. E allora praticamente ci ha spiegato del tipo, ma si può agganciare quella testa qua o quantomeno con una con uno di colore diverso, cioè cazzo, nel film, no? Tu stai ballando magari tipo Ibiza, un pezzo scatenato. Sì, però se entrambi scatenati, Ibiza sei entrambi scatenati. Se hai il tuo colore, sì. No, dico Ibiza, qua sei le parti, magari devi fare occhio anche, devi guardare che il colore ha. La ragazza che sei vicino, cioè se quella che ti piace c'ha un altro colore, magari lei appunto c'è il pezzo se sei saltatissimo, cioè si può andare avanti oppure è caffarullia, che cioè nel senso la tua musica fa schifo ascoltami noi sì, voi no, che ascolta il blu quello lì, ma in quello così, e poi vabbè tra un'altra piccola cosa è appunto cuffie illuminate di colori diversi, potranno sentire i brani forti del momento, ballare e anche cantare. E qua però direi, oh calma ragazzi, si aspetta silenzioso. Va bene, va bene. Quindi comunque ci è piaciuto, se qualcuno non so in che modo vuole chiamare Radio Gaza e dirci ma io ho lanciato una del colore diverso, oppure io ho litigato con una del colore diverso. Uno può ascoltare Radio Gaza in quella in una sala in parte. Chi lo sa? Quarto canale. Colore marrone, noi. Esatto. Con Radio Gaza. Quarto canale, Radio Gaza. Sì. Diretta. Sì. Va bene, grandissimo. Allora, era anche questa la terza notizia e quindi la seconda puntata, la terza con la seconda, praticamente tutta la potenza, diciamo, siamo di Radio Gaza, finisce qui. Ciao. Radio Gaza.